Nel nostro secolo Pier Giorgio Frassati, che a nome della Chiesa oggi ho la gioia di proclamare beato, ha incarnato la fede e la carità, vere forze motrici della sua esistenza. Lo resero attivo ed operoso nell'ambiente in cui visse, in famiglia, nella scuola, nell'università e nella società. Lo trasformarono in gioioso ed entusiasta apostolo di Cristo. È proprio in questi fattori che ci è dato scoprire la sorgente profonda della sua vitalità spirituale. Tutta la sua vita sembra riassumere le parole di Cristo. Egli se n'è andato giovane da questo mondo, ma ha lasciato un segno nell'intero secolo. Dalla bocca stessa del novello beato, quale suadente invito a vivere di Cristo, a vivere in Cristo. Ed è invito valido, tuttora valido anche oggi, valido soprattutto per i giovani di oggi, valido per tutti noi. Invito valido che ci ha lasciato Pier Giorgio Frassati.